Guardi, io sono a Milano. In Lombardia abbiamo 10 milioni di abitanti e 1 milione di immigrati regolari, perfettamente integrati, che lavorano e che contribuiscono alla ricchezza del paese. Io credo che la vera sfida che la politica deve affrontare è differenziare la gestione dell'immigrazione. L'immigrazione va regolata, va gestita. L'integrazione deve essere fatta rispettando le regole, nella consapevolezza che chi viene nel nostro paese deve avere un lavoro, una casa, un reddito, ha dei diritti ma anche dei doveri. Non si integra semplicemente assecondando i vizi e i capricci di chi pensa di trovare ricchezza nel nostro paese. Questa è la vera sfida. E la vera sfida che il paese ha è quella di poter scegliere l'immigrazione, non subire l'immigrazione, scegliere quell'immigrazione che può essere utile allo sviluppo del paese. Io credo che nella situazione di difficoltà in cui versa il nostro paese, con i numeri che dicevo prima, 7 milioni di cittadini italiani sotto la soglia di povertà, 3 milioni di disoccupati, il nostro paese non ha bisogno di nuova immigrazione. Oggi noi stiamo assistendo a due fallimenti: al fallimento della gestione dell'immigrazione da parte del nostro paese, se ne è parlato poco, e al clamoroso fallimento della gestione delle politiche migratorie da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha clamorosamente e sta Chiarissimo, clamorosamente fallendo. chiarissimo.